sarete benvenuti in questo nuovo video. Wolfpack ha fatto un nuovissimo aggiornamento che ora noi andremo a vedere. Nell'arcade non ci sono più le scale e infatti le scale sono fuori. La sala dei compleanni c'è, ma la vedremo fra poco. Questo è il salone per abbronzarsi. Ora io provo ad abbronzarmi, però non fa perché io sono già abbronzata su Roblox. Come dice lei, possiamo farci belle, però in realtà non funziona con nessun tipo di pelle. Qua c'è l'altro per abbronzarsi, qua c'è l'altra sala per abbronzarsi e si può cambiare anche il salone. Infatti c'è la sala dei compleanni che è diversa e ci sono nuovi props. Da fuori non c'è più la scritta per l'altro salone e ci sono tutti i props, cioè non tutti ma quelli più usati. Questo aggiornamento è stato fatto proprio al mio compleanno. Peccato che non si possono prendere i palloncini perché comunque nello zaino esistono, eccoli. Cambiamo il salone in un nuovo ristorante che secondo me è il più bello per questo aggiornamento. È un bar fantastico. E anche da fuori è cambiata la scritta. Peccato che qua non c'è il lavoro. E credo che li aggiungeranno. Piano piano si fa tutto, dai. Anche in questo posto è cambiato tanto. Come potete vedere non c'è più il posto per i senza tetto, ma ci sono nuovi posti. Per esempio un altro ristorante, che secondo me è per fare gli appuntamenti. Qua c'è lo sgabuzzino e sembra anche il Club Brooks di Brookhaven. Si prendono gli appuntamenti. Ci sono le piante, sempre qua si può sempre cambiare. E qua c'è anche il tavolo 2 per fare gli appuntamenti vicino alla finestra. Cambiamo salone. Ecco il museo. Qua nasconde molti segreti, infatti ci sono i nomi censurati, che poi vi farò vedere un altro video i segreti di questo posto. Qua c'è Mr. Brookhaven, cioè Wolfpack, e Madison che si sposano, la prima volta che si vede Madison. Infatti c'è anche il mare per lei. Questo è Brookhaven tipo 1000 anni fa. Bellissimo. Io ci vorrei andare. Qua c'è tipo Brookhaven 100 anni fa, un po' diverso ma non troppo. E poi qua tipo 500 anni fa. 500 anni fa diciamo, perché comunque è diverso, molto diverso, però è sempre Brookhaven. Qua c'è tipo un amico di Mr. Brookhaven molto 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 arrabbiato e confuso, a dire la verità. Poi qua c'è tipo la sorella di Madison. Poi qua abbiamo un ladro col cavallo, se non sbaglio, mi sembra così. E qua una donna seduta al campeggio vicino alla scuola. Però cambiamo salone ed è il posto per le macchine.
ci si può sedere a vedere anche le macchine. Qua c'è un ascensore perché non si può passare dalle scale con le macchine, sarebbe un po' troppo strano. E qua stanno costruendo proprio quello per far scendere le macchine. Qua scegli, descrivi la macchina e qua si può decidere che macchina far vedere, che macchina c'è che può interessare. Per esempio io ho messo un motorino, un'altra moto e tante altre macchine, come potete vedere, anche quelle che non possiamo usare, che costano tipo 800 Robux. Guardate, ho messo quella che io non mi posso permettere perché costa 800 Robux. E ci si può anche sedere per vedere se è comodo. L'altro salone lo lasciamo per dopo. E qua c'è un nuovo salone. E andiamo. E c'è il negozio di armi, che potete anche rubare, però non si deve rubare se volete fare il roleplay. Io sparo a caso. Io sparo. E ovviamente ci vuole la patente, perché possono tutti pensare che tu sei un poliziotto, ma in realtà sei un ladro che vuole derubare la banca. Ci sono i cassetti che non si possono aprire. E anche qua si può cambiare il negozio. Cambiamo negozio in quello dei telefoni e dei tablet. In realtà è solo dei telefoni. E infatti è cambiato anche il telefono. Quello vecchio e ora questo è nuovo. È molto più futuristico in effetti, no? Guardate, è cambiato il tablet e il telefono. E infatti questo è uguale, però purtroppo non si può cambiare sfondo. Infatti Robby dice che si può, ma lo sa anche lei che dice una bugia. Lo sa anche lei, tranquilli. Il tablet qua non c'è, però è cambiato anche lui, perché anche lui voleva essere più carino. Anche lui un po' più carino, anzi futuristico. Il computer no, però secondo me è già bello così. Cambiamo in un altro negozio per auto, tipo per riparare, prendere altre ruote, molto bello. E vi dico che non c'era questa cosa bellissima. Se si rompe la macchina o volete mettere qualcos'altro, potete metterlo da qua. Visto che non c'è quello per i senza tetto, finalmente hanno aggiunto dopo un anno la stanza vicino al dentista. Io davvero l'aspettavo. Si poteva decorare, si poteva fare tipo tantissimi altri negozi, però finalmente hanno aggiunto qualcosa che è praticamente il posto dei senza tetto vicino al dentista. C'è il nuovo posto dei senza tetto, secondo me è più accogliente anche se è più piccolo. C'è sempre il lavoro, ci sono meno lettini, però mi piace. Ci sono sempre i piatti per mangiare, i pancake. Poi qua c'è sempre il salone, qua c'è il bagno. E i senza tetto non possono cucinare, anzi alcuni non sanno cucinare, quindi c'è sempre una persona. Ora dobbiamo andare a vedere il salone vicino al museo che ci siamo tenuti per ultimo. Andiamo a vedere. Qua vicino c'è la lavanderia, che anche qua non c'è il lavoro, però pian piano si metterà, almeno credo. Mi siedo.
non si possono prendere gli abiti perché nello zaino non c'è, però potete fare sempre finta, potete fare roleplay. Qua stanno lavando già tutto e anche qua si può cambiare in un nuovo ristorante, sembra un McDonald's più che altro, però Robby crede che non c'è, ma in realtà è vicino al cinema. Secondo me è molto bello questo ristorante, no? Molto bello. Oddio, ma è spagnolo. No, fermo, mi piace la techno. Ballo sulla techno, twerco sulla techno. Ho preso fuoco! Aiuto. No, fermo, mi piace la techno. Ballo sulla techno, twerco sulla... Bello lo spagnolo, però secondo me è una bella cucina. Molto, molto bella. Sembra un McDonald's, come ho detto prima, in effetti, eh? È proprio i colori. Secondo me è molto bello, molto bello. Ok, quindi il team Cloetti e Saretti è finito. Anche questo video è finito. Cioè il team non è finito, infatti continuerà a crescere. E quindi ciao.